L'immagine di un profilo sismico, pur sapientemente interpretata, rimane un dato indiretto che, per essere validato, deve necessariamente condurre ad una campionatura del fondale con i carotieri o la perforazione. La perforazione viene comunemente associata alla ricerca di idrocarburi, ma il progetto di perforazione scientifica dei fondali oceanici, che ha consentito il grande progresso delle conoscenze degli oceani della Terra, ha potuto esistere grazie alle indagini di sismica riflessione che hanno permesso l'ubicazione di quasi 3.000 pozzi negli ultimi 50 anni. Mi fai un esempio di come si pianifica un pozzo scientifico? Il pozzo che abbiamo proposto, che verrà realizzato nella spedizione 403 durante l'anno 2024, è esattamente qua dove abbiamo già una carota, solo che è lunga solo 20 metri, mentre il pozzo andrà giù centinaia di metri. E questa carota è presa all'incrocio di due linee sismiche, perché possiamo vedere cosa succede lateralmente in due dimensioni, perché in una carota possiamo toccare concretamente il sedimento e andare a studiare tutte le proprietà fisico-chimiche di questo sedimento, quindi sapere vita, morte, miracoli, ma in quel punto. Per sapere cosa succede lateralmente ci serve un'immagine come questa, sismica, che anche se è indiretta, quindi non tocchiamo il sedimento, però abbiamo un'immagine di cosa c'è in sezione, quindi rispetto a questo punto qua vediamo lateralmente cosa succede. E ad esempio noi siamo andati a prendere la carota proprio in questo punto perché qua i sedimenti sono relativamente indisturbati. Si vede come gli strati orizzontali si interrompono e sono qua deformati e hanno tutta un'altra geometria perché sono franati giù. Quindi non sono adatti per fare una ricostruzione della storia, perché hanno avuto un processo ulteriore, quello di staccarsi e scivolare, accatastarsi. Quindi questi depositi non conterranno un'informazione completa, perché in quanto deformati saranno difficili da interpretare e saranno incompleti.